Ciao a tutti! Per fare seguito al mio video precedente, dove si parlava se bisogna o meno abbassare il prezzo dei prodotti, beh, c'è un'altra domanda. Dobbiamo aumentarlo il prezzo dei prodotti? Allora, io sono piuttosto favorevole all'aumento del prezzo, ma solo in certe situazioni. Insomma, quando sapete gestire bene l'offerta del vostro servizio o prodotto e soprattutto quando la vostra azienda è in piena crescita, non agli inizi. Insomma, secondo me c'è qualcosa che potete provare. Quando siete in crescita, in espansione e cominciate a conquistare nuovi clienti, provate a aumentare del 20, del 30, anche il 50%. Ci sono aziende che addirittura aumentano del doppio, di 4 volte tanto il loro prodotto, e provate, definite un KPI, per esempio numero di vendite effettuate in una settimana, e fate una comparazione tra la settimana precedente e quella attuale, e vedete se avete perso o meno clienti. Ed è molto semplice: se vedete che avete gli stessi clienti di prima, avete un prezzo migliore e state facendo un margine più importante che vi permetterà di utilizzare i nuovi soldi per fare nuovi investimenti. Se invece va male, non vi preoccupate, cioè non troverete i clienti che vi scrivono non compro il vostro prodotto perché è troppo caro, semplicemente andranno a comprare altrove, ma non importa, potete riposizionarvi nel mercato con un nuovo prezzo. Quindi fate questa prova e ditemi se funziona. Ciao!